articolo 42 e articolo 58. Presidente, l'articolo 58 prevede che quando un deputato viene offeso nel corso della seduta da un intervento di un collega, lei abbia il dovere di richiamarlo. E questo non è avvenuto. Dopodiché prevede che ci sia, l'articolo 43, che il collega possa intervenire per fatto personale. È vero che c'è una prassi, un'interpretazione della Giunta, del regolamento, che lei adesso ci leggerà, che dice che i fatti personali si svolgono a fine seduta. Ma è altresì vero che quando c'è una gravità nelle affermazioni, il fatto personale può essere concesso anche immediatamente. E io non voglio stare qui a spiegare a lei cosa vuol dire per un parlamentare essere accusato di contiguità con la mafia, così come ha affermato il collega. È un fatto gravissimo, è un fatto gravissimo. E il nostro collega ha il diritto di difendersi immediatamente in quest'Aula. E il fatto che lei non lo conceda è altrettanto grave. Io, se avessi ascoltato un intervento, fermo restando che l'intervento di Nuti, io mi sono seduto qui a metà dell'intervento perché c'era la Presidente Boldrin, se avessi ascoltato che ha dato del mafioso o ha detto che un parlamentare contiguo alla mafia, io l'avrei richiamato. Adesso, solo per la questione dei tempi, collega Rosato, andiamo avanti e io sarò ben lieto di dare il... Collega, le sembra un comportamento questo corretto in aula? Vi sembra un... Va bene, allora se vogliamo fermarci, se... collega Fiano, a parte il fatto che tutti gli interventi per fatto personale, soprattutto del mio gruppo, li ho sempre inviati a fine seduta, sempre. Adesso se volete continuare con questo atteggiamento, continuiamo. Le ho detto, c'è un parere della Giunta, collega Faraone. Adesso è iscritto a parlare il collega Costa. Ne ha facoltà. Melilla, prego, richiamo al regolamento. Che articolo? Articolo 58 e 59. Presidente, su molte cose io finora ho sorvolato, nel senso che per quieto vivere uno si sta zitto. Il deputato 5 Stelle, rivolto a tutti noi, ha detto che noi non possiamo neanche vergognarci perché la vergogna appartiene soltanto alle persone oneste. Io ho 59 anni,